Dio mi ha chiamato dal nulla. Fra miliardi di esseri possibili, Egli ha scelto e ha chiamato me. La mia vita è costituita da quella chiamata. La mia vita continua perché Egli continua a chiamarmi, impedendomi di ricadere nel silenzio del nulla da cui fui tratto. La mia vita è una voce che mi chiama, la voce potente di colui cui ogni cosa è debitrice di tutto quanto è. La mia vita è risposta a quella voce che chiama. A 16 anni le parole di Don Giussani furono le prime a chiarire il groviglio dei desideri, dei rimpianti, delle attese con cui guardavo la mia vita d'adolescente. Rispondere all'amore infinito che mi trae dal nulla istante per istante, questa è la vita. E da allora sono passati 47 anni. La battaglia, il dramma è essere fedele a questa scoperta per cercare di rispondere alla sua presenza che ogni volta sorprende, come mi sorprende ora con questa nuova chiamata. È la gratitudine che prevale in me per la misericordia con cui Dio mi guarda. Lui che conosce tutta la mia miseria e nonostante questo mi vuole bene. Di quest'amore sono segno nella mia vita un numero enorme di testimoni e di amici che non posso enumerare senza dimenticarne alcuni, anzi tanti. Ringrazio voi qui presenti, confratelli vescovi, preti, diaconi, autorità civili e militari e tutti voi, amici, familiari che siete qui. Poi, più in dettaglio, ringrazio i miei genitori, tutta la famiglia che da allora è nata e che mi è testimone della fede, nei miei fratelli, cognati, nipoti, poi quegli amici che da quei 16 anni hanno condiviso con me l'avventura della fede. E di loro cito solo Andrea Bellandi, che mi accompagna perfino nella chiamata ad essere vescovo. E Paolo Bargigia, che essendo stato sempre più furbo, è già in cielo. Ringrazio voi vescovi che mi avete imposto le mani e perciò con cui si è stabilito un legame speciale per sempre. E poi ricordo i miei vescovi, il cardinale Benelli, di cui non mi metto a parlare, se no non smetterei, il cardinale Pio Pannelli, che mi ha ordinato e mi ha anche mandato in missione, Don Gualtiero, cioè il cardinal Bassetti, che non è mai stato il mio vescovo, ma è stato per noi e per me un padre e lo è ancora. Che grazie averla avuta accanto. Mi hanno accompagnato nelle stagioni della mia giovinezza e del sacerdozio. Ho avuto davanti, ho conosciuto molti santi, tra i preti e tra i laici. Alcuni sono in cammino verso gli altari, e ricordo solo quelli che sono in cammino verso gli altari, cioè in primo luogo Don Giussani. Senza il suo carisma io, ma non solo io, altre migliaia di giovani non avrebbero scoperto Gesù come presenza viva a cui dare tutto. Ricordo Giorgio Lapira, che mi conosceva per nome, Don Barsotti, che mi voleva un bene speciale, e una volta, oggi lo posso anche raccontare, mi disse che un giorno sarei stato vescovo e io speravo che non fosse profeta. E poi ricordo Enzo Piccinini, Andrea Ziani e tanti altri che non cito perché sono quei santi della porta accanto che non andranno forse, alcuni forse sì, sugli altari, ma la cui santità mi è risultata evidente. Ma ne voglio citare tre.
una signora in carrozzina che non poteva parlare e che visitavo a Scandicci nella prima parrocchia in cui sono stato cappellano e che, ne sono sicuro, vedeva la Madonna e offriva se stessa per la Chiesa. Ricordo anche un'altra vecchietta che era a letto da tanti anni, inferma, a Lima, e mi diceva che le sue giornate erano troppo corte perché non le bastava il tempo per pregare per tutti. Ricordo anche un'altra signora che viveva in una baracca di cartone, malata di tumore, e che mi chiedeva se la sua preghiera era corretta. Pregava così: ti ringrazio, Signore, perché mi ami tanto, perché mi dai tutto, il sole, l'acqua, la vita. Di nessuna di queste tre signore ricordo il nome, ma il loro nome lo sa Gesù. Non voglio allungare troppo queste parole, dico che spero di non essere troppo indegno nel compito che il Papa Francesco e la Chiesa mi affida. Io voglio già bene al popolo della diocesi di San Miniato, che oggi è così numeroso qui. E farò del mio meglio per accogliere, accompagnare e guidare la comunità diocesana e la gente di questa parte di Toscana così bella e operosa. Ho avuto predecessori così bravi, Don Fausto, Don Andrea, che sono qui, che mi trovo la strada spianata. Aiutatemi a seguire il cammino, perché tutti possano scoprire in Gesù la strada della vita che, come dicevo all'inizio, se si capisce che è una vocazione, diventa una grande avventura. E lasciatemi concludere con due parole che vorrei rivolgere ai tanti amici del Perù, rappresentati qui da Monsignor Lino e dal padre Raul Luna, che è il mio successore parroco nella parrocchia di Santa Maria della Reconciliación a Lima, e tante altre parti dell'America Latina che so che mi seguono, che seguono questa celebrazione attraverso la rete. Queridos amigos, gracias. Su compagnia e la fe, su testimonio lleno di allegria e di speranza, me aiutan día a día en vivir con la conciencia de que el don de Cristo es para todos y que el ímpetu para que todo el mundo lo encuentre vence distancias y diferencias. Caminamos juntos. Que Dios les bendiga. Que Dios vi benedica.